Oggi con Damiano De Simone della Consulta Civica, giusto? Della Consulta Civica. Bravissimo. Ci troviamo presso la raccolta di ortaggi, pomodori, pasta e così via. Cosa sta succedendo con questo ben di Dio, diciamo? Succede che praticamente qualche settimana fa abbiamo chiuso un accordo di collaborazione con il mercato ortofrutticolo di Siracusa. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti i commissionari del mercato, quindi le aziende che stanno dando prodotti, e devo dire di qualità, perché si pensava si trattasse di prodotti eccedenti, prossimi al deperimento, invece no, si tratta di prodotti di qualità che ogni azienda sottrae alla vendita. E li possiamo far vedere, sì. Guarda quanto ben di Dio che c'è qua, ortaggio, guarda a terra quanto ce n'è, cassette piene. Cosette piene di... Si tratta di appunto tutti i prodotti provenienti dal mercato, ripeto, sottratti alla vendita perché di qualità. Ringrazio anche per questo il referente Roberto Arsì, che ha condotto le operazioni affinché questa collaborazione si potesse concretizzare, e chiaramente tutta la società civile che si sta riunendo, a partire dalla Croce Rossa che mette a disposizione i propri mezzi, i propri volontari per il recupero di questi prodotti, per poi in ultima battuta consegnarli alle persone indigenti che fanno parte di un elenco che abbiamo realizzato. Scusa Damiano, io vedo qua casse di arance, come abbiamo inquadrato prima, tanto ben di Dio, ma come funziona il meccanismo? Cioè, vedo dei volontari della Croce Rossa, persone che sono dietro i banchi, cioè come fate voi? Allora, intanto, come vi siete organizzati? Intanto praticamente le persone si sono accreditate attraverso il modulo online che abbiamo lanciato, istituito dalla Consulta, appunto per creare un elenco unico diciamo della comunità indigente, in maniera tale da comprendere quale fosse appunto questa capacità. Fatto questo, settimanalmente vengono inoltrati dei messaggi, sono circa 100 messaggi alla volta, quindi 100 famiglie alla volta che vengono invitate a ritirare la merce disponibile. Si tratta di prodotti non solo ortofrutticoli, ma anche pasta, ad esempio. Voglio anche ringraziare per questo ad esempio Campisi, che ha donato un bancale di pasta. Ringrazio anche il SIULP, che ha donato oltre 200 litri di latte, come anche l'Associazione Carabinieri, tanti volontari e tante associazioni, oltre che le aziende. Per esempio stamattina Giardina ha dato un altro diciamo, boccato d'ossigeno. No, l'azienda. Ah, l'azienda Giardina, sì. Quindi si sta mettendo in rete le aziende con la società civile per dare sostegno alle persone più bisognose. Grazie Damiano, in bocca al lupo a nome di tutti i siracusani, complimenti. Grazie. E sperando veramente, tu non lo fai con fine politico, lo fai perché ti sei speso sempre per il sociale. No, questa è una cosa, però che è giusto, indipendentemente che... dall'impegno pubblico. No, però fammelo dire a me, è giusto che persone come Damiano ci possano rappresentare in consiglio comunale. Grazie, arrivederci. Grazie a voi.